La Pistoiese è riuscita a conquistare 3 punti d'oro contro il Gozzano, prima vittoria del 2019 e primo successo esterno dell'era Asta. Sul piano del gioco non una bella prestazione, ma gli arancioni hanno saputo, nonostante le tante assenze, rischiare molto meno e con una sola rete portare a casa tutto il bottino in palio. Questo grazie al gol di Alessandro Piu al 7° del secondo tempo, decisivo alla prima sua partita ufficiale con la maglia arancione. Continua a crescere anche Fantacci, l'altro scuola Empoli, grinta e determinazione in Vitiello a centrocampo, oltre la sufficienza anche Dossena e Ceccarelli in difesa. Abbiamo interpretato una grande partita, sapevamo che non era facile su questo campo contro questa squadra, però dai, abbiamo ottenuto un ottimo risultato e adesso bisogna ripartire tutti insieme. E la competizione c'è sempre, siamo un gruppo comunque che non si tira mai indietro nessuno, quindi... Un po' me l'aspettavo, un po' ci speravo, comunque mi faccio sempre trovare pronto per il mio. I nuovi arrivati ci hanno dato subito un buon contributo, sono ragazzi che ci mettono tutto loro stessi e siamo un gruppo unito e questo lo si vede anche in campo in queste partite difficili. La Pistoiese si tira così fuori dalla zona play-out salendo a 20 punti in classifica, una graduatoria che è stata di nuovo rivoluzionata con la penalizzazione di 4 punti a Cuneo e Propiacenza. La prima scesa a 22 e la seconda con la vicina possibile radiazione dal campionato, ultimo posto a 8.